Sì, la classifica conta nella testa dei giocatori più che di Conte, secondo me. Conte è abbastanza abituato. Questi calciatori, è vero che molti di loro hanno vinto 2 anni fa, però è altrettanto vero che l'anno scorso questi giocatori erano, molti di loro erano irriconoscibili, ed ora la fiducia con le parole ai giocatori puoi farla ritrovare con le parole, però se non c'è il conforto della classifica fai fatica a convincerli. Quindi credo che la classifica sia quello che stia veramente convincendo questo gruppo di essere ancora competitivi. E adesso, perché queste gare che arrivano sono importanti? Queste gare che arrivano, oltre a speriamo a dare i punti al Napoli, possono dare al Napoli la definitiva, ai giocatori del Napoli e a tutti noi, mi ci metto anch'io dentro, la convinzione definitiva che il Napoli è tornato competitivo. Qualcuno dice, ma come, non si è ancora convinto, siamo primi dopo 9 giornate. Le voglio queste dimostrazioni, sinceramente, nelle prossime partite. Credo e spero arrivino, però bisogna vederle le cose prima di parlarne. Io ti dico la mia, il primo cenno, il primo segnale di convinzione l'ho avuto proprio a Torino, perché quel Napoli ha dimostrato finalmente solidità, che era una cosa che era mancata nella scorsa stagione. Quindi da Torino in poi ho iniziato a credere in un nuovo Napoli. E il bello di questo nuovo Napoli è che si è ripartito anche da vecchie certezze, ma vecchie, mi ritrovo a quelle di 2 anni fa, che invece lo scorso anno erano state perse, come Di Lorenzo, come Anguissa. Secondo te, Conte cosa ha fatto su di loro? Perché davvero sembrano giocatori, posso dire, addirittura migliori di quelli dell'epoca Spalletti. Ma Di Lorenzo ha avuto una stagione particolare per mille ragioni e adesso è tornato assolutamente ai suoi livelli. Anche Anguissa, hai ragione, sta tornando su livelli molto importanti ed eravamo tutti quanti un po' scettici. Io credo che lui ha fatto un lavoro mentale straordinario su tutti i giocatori, Conte, e su quello tattico che mi aspetto ancora qualche cosa in più. Però se devo dare due voti diversi, io direi che lavoro mentale siamo a 10, lavoro tattico, secondo me siamo molto work in progress, siamo a 6. Non ce la faccio a dare un voto più alto perché tengo sta nominata, probabilmente non me lo merito manco di avere questa nominata del giornalista che capisce di tattica. Facciamo finta che ne capisco, nemmeno io ci credo tanto a sta cosa, però facciamo finta che ne capisco e quindi posso esprimere un giudizio sulle cose che vedo fatte dal Napoli. Devo dirti che in fase di possesso dobbiamo migliorare, ma migliorare assai, perché sembra che abbiamo molte idee e molte soluzioni. In fase di non possesso, quando siamo aggressivi bene, quando siamo bassi meno bene, la dividerei così la cosa, però in fase di non possesso mi piace molto quando il Napoli va a aggredire, quando è alto, quando riconquista il pallone, non lo fa per larghi tratti della partita, però mi piace. Raffaele Copertino apre un altro scheletro nell'armadio di questo Napoli. Paolo, non credi che l'asse sinistra sia meno propensa all'attacco? E questo incide sulle prestazioni di Quara e Neres, a differenza di quella destra dove si trova Di Lorenzo. Quest'anno stiamo vedendo meno l'asse di sinistra, effettivamente. Un Napoli che storicamente, ricordo i tempi di Goulam, Insigne, attaccava da quel lato lì, quest'anno un po' meno. E dipende dai giocatori. Lì avevamo Goulam, avevamo Hamsik e poi si arrivava Insigne. Poi abbiamo avuto Mario Rui, abbiamo avuto Zielinski e si arrivava a Kvaratskhelia. O prima Insigne per Kvaratskhelia. E adesso abbiamo Olivera, che è un giocatore in crescita, però non granché nella fase di proposizione. E poi non abbiamo più nessuno praticamente che va a attaccare da quel lato, perché McTominay poi va a giocare dietro la punta. Non abbiamo più i tre a centrocampo. McTominay si abbassa nei tre quando facciamo il non possesso, ma nel possesso si va a posizionare più alto. Poi non è un giocatore di palleggio, è un giocatore di attacco spazio. Quindi facciamo un po' più fatica. Forse anche questa cosa che stiamo raccontando, questa anche penalizza un po' Kvaratskhelia, no? Questa situazione generale di gioco e anche le caratteristiche dei compagni che lo devono sostenere nello sviluppo. Lì è veramente a volte ricordiamo tutti quell'azione dove veniva da destra a sinistra Anguissa, Zielinski avanzava e Kvaratskhelia si trovava in una zona di grande densità con 1000 appoggi ravvicinati, dove lui è bravissimo, e quella giocata che lui amava e poi esaltava le sue qualità, oggi non si propone più. Perciò molte volte bisogna guardare anche il contesto generale per giudicare, perché questo è uno sport di squadra, e quindi il contesto generale per giudicare le prestazioni individuali.
Però se ricordi, un altro problema connesso a quello che stavi raccontando era la lontananza tra Kvara e Osimhen. Ricordo alcune partite dove fu molto, molto evidenziata, no? Che si chiedeva poi l'appoggio di un altro attaccante più vicino a Osimhen, perché i due sembravano lontani. Oggi invece Lukaku e Kvara sembrano più vicini rispetto a Kvara e Osimhen, o sbaglio? Eh sì, perché noi facciamo un calcio, beh, diciamo che Osimhen ogni tanto andava di suo e quindi le distanze le creava lui. Ricordo un Barcellona-Napoli dove... Eh sì, vabbè, lì c'erano difficoltà, però insomma a volte Osimhen le distanze dei compagni le creava lui, incolmabili, perché partiva e anche facevano fatica a stargli dietro sia gli avversari che i compagni. Quindi c'era un aspetto positivo e uno negativo in alcune situazioni di gioco. Con Lukaku io penso che ci sono dei presupposti favorevoli così come abbiamo detto che gli manca forse il laterale sinistro e la mezzala, però abbiamo un centravanti che effettivamente, perciò prevedo che possa segnare di più Kvaratskhelia, proprio perché ha questa opzione di appoggiarsi molto su Lukaku. Lukaku ovviamente più coinvolto nel gioco, più in grado di tenere palla, perché poi il problema di Lukaku è iniziale, perché se Lukaku la tiene palla, poi abbiamo visto che se la tiene quei 2 secondi e mezzo ai piedi, poi qualche cosa... In termini anche di assist, spesso lui inventa perché ha grande qualità. Il problema è che nelle ultime partite è stato quasi sempre anticipato, quindi non ha tenuto proprio il pallone tra i piedi. Partiamo invece dall'altra parte, con Politano, corsia di destra. Facciamo un attimo una disamina, perché Politano invece quest'anno è un signor giocatore, cioè sta facendo vedere forse la migliore stagione da quando è qui, anche se è stato sempre abbastanza costante di rendimento, però quest'anno molto di più. Cioè Conte lo ha esaltato, lui che l'aveva allontanato dall'Inter. Un paradosso, poi il calcio è bello anche per questo. Sì, lui dice di Lorenzo e Politano, oramai si capiscono, no, chi chiude spesso viene a dare una mano anche a Nissà in quella zona di campo, quindi si crea una bella situazione per lo sviluppo, molto favorevole a un giocatore come Politano che quando può appoggiarsi sui compagni, gli ultimi 30 metri ha belle soluzioni, quando deve partire da molto lontano fa più fatica, anche se lui stesso dice che è molto migliorato, tant'è vero che prima Conte non è che lo bocciò, ma quasi. Nel suo 3, praticamente sì, diciamo nel 3-5-2 all'Inter non lo vide idoneo a fare il quinto. Qui invece gli sta chiedendo questo sacrificio, Politano lo sta facendo. Io non sono convinto che lo possa fare a lungo, sinceramente. In qualche momento della partita, ma vedere tutta la partita, o meglio, tutto un primo tempo Politano basso, per esempio ad Empoli, no? È stato tutto il primo tempo basso. È benissimo, sacrificio, bravo Politano, però poi nella sostanza offensivamente non ha prodotto nulla. Nel secondo, quando ci siamo portati più avanti, 10 metri di baricentro più avanti, ha guadagnato il rigore. Nel primo Politano si è sacrificato, però poi negli uno contro uno, oppure su quel cross con Pezzella ha sofferto, perché non è una posizione di campo buona per un giocatore con la sua struttura fisica e la sua attitudine di gioco. Quindi io non lo sacrificherei a lungo, se non in qualche momento della partita.